L'associazione Casa Micciola al Centro nasce da una riflessione mia insieme agli altri associati di fermarci un attimo e alla luce di quella che è la realtà che stiamo vivendo in questi giorni a Casa Micciola, ci siamo posti una domanda, e cioè quale dovrà essere il futuro nostro di Casa Micciola, delle nostre famiglie, e quindi abbiamo deciso di unirci in associazione perché formalmente probabilmente è l'unico modo, l'unico strumento che ci consente di darci un riconoscimento e affrontare appunto la questione, la tematica, il futuro presente, ma il futuro di Casa Micciola. Vedi, la questione oggi riveste una particolare importanza perché l'analisi della realtà ci porta ad evidenziare che Casa Micciola è un paese con grandissime difficoltà economiche, ma anche sociali e anche esistenziali. In questo momento particolare, partendo dalla realtà economica, dalle realtà imprenditoriali, ma anche dalla realtà sociale, penso soltanto ai bambini, alle scuole che da 2 anni circa vivono momenti di disagio, si entra e si esce dalla scuola, quindi una serie di problematiche che stanno fortemente incidendo anche sull'aspetto psicologico dei nostri bambini. E quindi da cittadino, ma anche da padre di famiglia, parlando insieme agli altri miei amici e associati, ci siamo posti il problema di dire: vogliamo finalmente affrontare la tematica di Casa Micciola e in maniera seria e con una certa anche morale, con un approccio morale, affrontare la tematica? La risposta è stata di sì, e quindi abbiamo costituito questa associazione. Con l'associazione ci poniamo quindi come punto di riferimento, di ascolto, ma soprattutto anche in maniera solidale con chi oggi più di noi ha subito danni dai recenti eventi che sono l'alluvione e anche il terremoto. Non dimentichiamo che Casa Micciola, come sapete, nel 2017 è stata colpita dal terremoto, oggi dell'alluvione, e quindi tante famiglie oggi ravvisano forti difficoltà. Quindi ci poniamo con l'associazione come punto di incontro, come punto di dialogo, come punto di riflessione per affrontare tematiche che sono sociali, culturali e anche quelle della solidarietà. A breve, quindi, per avviare questa campagna di ascolto, faremo una serie di incontri con le diverse realtà, che non sono soltanto le realtà economiche, la realtà degli albergatori, dei commercianti, ma anche le realtà delle famiglie. Quindi faremo anche incontri con le realtà scolastiche, perché è da qui che bisogna partire, oltre a tutti gli altri aspetti, ripeto, economici ed imprenditoriali, per affrontare in maniera costruttiva i problemi che stiamo vivendo a Casa Micciola. Non è escluso anche che ci porremo come strumento grazie al quale poter anche interloquire con le istituzioni, perché un'altra delle difficoltà che sto ravvisando in questi giorni è la difficoltà proprio di dialogo e di contatto tra Casa Micciola, quindi la realtà casamicciolesi, dei casamicciolesi e le istituzioni. Sono nati diversi comitati: il comitato del terremoto, il comitato dei commercianti di Piazza Bagni, il comitato dei commercianti della Marina, eccetera, eccetera, ma tante cellule, ecco, diciamo così, sparse. Oggi abbiamo ravvisato la necessità di essere uniti, e quindi ci poniamo come punto di incontro, come punto di discussione per portare avanti le tematiche di Casa Micciola.